in nome del popolo italiano. La Corte, visti gli articoli 627 e 530 capoverso codice di procedura penale, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 19 luglio 2013, come parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Milano in data 13 novembre 2014, nei confronti di Fede Emilio e Minetti Nicole, già riqualificati il fatto di cui al capo 2, ai sensi dell'articolo 3, comma primo, numero 8, legge 20 febbraio 58, numero 75, nonché quelli di cui al capo 1 in danno di Battilana Ambra, Danese Chiara e Fadil Iman in tentativo di induzione alla prostituzione, assolve Fede Emilio dal reato di favoreggiamento di cui al capo 1 per le condotte diverse da quelle commesse in danno di Barizonte Lisney, Berardi Iris, Bonasia Roberta, Fagioli Barbara, Garcia Polanco Maria Ester, Loddo Miriam, Sampaio Visguerra Daniela, nonché dai fatti di favoreggiamento in danno di Elma Grug Karima, diversi da quelli del 14 febbraio 2010, per non aver commesso il fatto. E per l'effetto ridetermina la pena nei confronti del predetto appellante in anni 4 e mesi 7 di reclusione. Assolve Minetti Nicole da tutte le condotte di favoreggiamento di cui alla prima parte del capo 1 per non aver commesso il fatto, nonché dalle condotte commesse in danno di Barizonte Lisney e Scorchina Raissa di cui alla seconda parte del medesimo capo perché il fatto non sussiste. E per l'effetto ridetermina la pena nei confronti della predetta appellante in anni 2 e mesi 10 di reclusione. Conferma nel resto e condanna Fede Emilio alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili costituite, che liquida per ciascuna in euro 1.200, oltre spese generali IVA e CPA, disponendo che il pagamento di quelle relative a Battilana Ambra, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sia effettuato in favore dell'erario. Alla redazione dei motivi si provvederà in 90 giorni. L'udienza è tolta.